Carissimi amici del Montefeltro Wet Sharing, ben ritrovati, finalmente ci ritroviamo dopo una lunghissima pausa. Siamo visti a dicembre, era l'anno scorso, ma ora siamo a fine gennaio. Oggi puntata veramente, veramente densa. Ricorrono i 5 anni, dico 1, 2, 3, 4, 5, di fondazione del gruppo Facebook Montefeltro Wealth Sharing. E nel web, in particolare nell'ambiente Facebook, 5 anni sono una cosa incredibile, lunghissima. E quindi la festeggiamo, infatti vedete qua, non il solito logo Montefeltro, vabbè, insomma, oggi tantissime cose. Mi raccomando, concentrati. Come state? Tutto bene? Oggi proveremo il set e naturalmente di AEB Cosmetic e Nuit d'Orient Rose con il suo aftershave, l'ultima creazione di Andrea Bianchi con la saponificazione 2024. Ci sono delle novità, ve ne parlo dopo. Avremo anche l'intervento in questo video di Luca Campolucci, detto il Duca, per spiegarci la genesi del Montefeltro, ma questo dopo. La musica bellissima che sentite in sottofondo è di Josef Myslivecek, un compositore ceco nato nel 1737, un pochettino più grande di Mozart e grande amico di Mozart. Infatti, Josef Myslivecek venne in Italia abbastanza giovane e fece la sua carriera in Italia. Infatti, morì anche a Roma, un po' così come tutti i compositori famosi e eccentrici, morì a Roma in condizioni economiche veramente disastrose. Va bene, questo giusto per... Però, grande amico di Mozart, anzi, vi dico una cosa, magari non tutti sono interessati, però per chi lo è, Mozart si ispirò moltissimo a quest'autore per creare il suo stile. Infatti si conobbero quando Mozart era in giovane età e insomma, poi sentendo la musica sentirete delle cose un po' intrecciarsi. Va bene, ho già parlato troppo, io vi chiedo scusa. Oggi, come vi dicevo, avremo anche lui, Icontech, una belva incredibile. Secondo me è veramente un belvone, cioè uno di quei rasoi che in questo caso testa in alluminio e manico in acciaio. Ho scelto questa configurazione, ho anche lo stesso manico in alluminio, ma io preferisco il peso. Ma ecco, con Icontech io di solito dico: ma per me leggeri pesanti non è che mi faccio tanti problemi. In questo caso preferisco il manico pesante perché trovo che sia un rasoio estremamente efficace, ma anche tracotante. Insomma, speriamo veramente di non dover ricorrere a una trasfusione di sangue. Comunque, il pistolino di allume l'ho preparato per i vari tagli. L'ultima volta che l'ho usato qua mi ha fatto un taglietto, eh? E anche se è, poi cambio discorso, anche se è tanti anni che è in commercio, esattamente 14-15, io l'ho avuto solo di recente, il SOC mistura 50% maiale della migliore selezione Semog e 50% tasso finestre, praticamente two band. Insomma, poi si può dissertare sulle varie forme di chiamare la stessa cosa, ma c'è chi lo chiama Manchurian, in realtà poi insomma le sapete, non sto a spiegare queste cose che secondo me sono estremamente pleonastiche. Ma iniziamo subito, bagniamoci il viso e facciamoci la barba. Ah, il sapone l'ho già messo qua in scuttle con l'acqua bella calda, perché quando si burri gli oli si sciolgono, poi tutto viene più bene. Mi bagno il viso velocemente. Viso che naturalmente è stato preparato. Eh sì, stamattina mi sono fatto un paio di panni caldi. Forse adesso, tanto inglobiamo il sapone nel ciuffo, eh? Forse adesso non so, l'ho fatto un quarto d'ora fa, forse è come se non l'avessi fatto, in effetti. Andrebbero fatti subito prima. Acqua,
l'elemento fondamentale nella rasatura tradizionale. C'è chi ne usa di più, c'è chi ne usa di meno, ma insomma, io sono per l'utilizzo massiccio di acqua, perché secondo me è un elemento che ammorbidisce la pelle, ammorbidisce il pelo, elasticizza anche la pelle, la idrata. E qua ce ne va, eh. Ecco, questa nuova saponificazione di IB Cosmetic, saponificazione chiamata come l'anno corrente 2024, è estremamente povera di acqua, e questo è un gran bene. Però poi te ne richiede tanto, ovviamente, in fase di montaggio. Io non monto in ciotola, lo sapete, non faccio schiumoni, inglobo solo nel pennello e inizio appena appena, ma non so, questo non si può neanche chiamare montaggio. Comunque questo è il massimo che gli faccio fare. A me interessa, vedete, faccio un po' così, ma non perché io voglia insegnare qualcosa a qualcuno, io sono l'ultimo, io ho solo da imparare, ragazzi, lo sapete. Io la vedo così, io solo da imparare. Adesso un'altra bagnatina al viso e vi faccio vedere come questo sapone, la cui fragranza vi illustrerò a breve, lavora bene sulla pelle e soprattutto sviluppa in tempi rapidi. Molto bene, sono tanto contento, ragazzi, di essere qua insieme a voi, di festeggiare i 5 anni del gruppo Facebook Montefeltro Watt Shaving. Sono emozioni, ragazzi, io mi nutro di emozioni. Poi, da buon ligure, posso sembrare che non le dimostro, ma così è. Allora, questo pennello, di cui all'inizio avevo un po' timore, perché ho sempre sentito dire, ho bagnato le punte, ho sempre sentito dire che per le prime 8-10 sbalbate non era godurioso e pungeva. Io sinceramente fin dal primo utilizzo l'ho apprezzato, ora ne avrà una dozzina ed è migliorato, perché è ancora più delicato, ragazzi, bisogna dire la verità, è vero, migliora. Però a me già al primo utilizzo mi era piaciuto. Certo, il primo utilizzo, non dico che era proprio molto pungente, almeno su di me, però era estremamente presente. Adesso io trovo che sia uno dei migliori pennelli che ho a disposizione. Io intanto continuo a bagnare, idrato, perché questo sapone ha veramente bisogno di tantissima idratazione. Questo è un pennello che io lo so, è 14-15 anni che è in commercio, ma non ce l'avevo. E mi è venuta la scimmia e l'ho comprato. L'ho preso con il manico in ciliegio perché mi piaceva un sacco. Poi costa anche un po' meno in legno, ma non è stata quella, perché ad esempio so che in maiale ho il manico in resina Thai. Quindi non è stato, è per avere una cosa un po' diversa. Ma guardate questo sapone, cioè, devo parlare io o parla lui per me? Ma deve ancora montare, perché io avessi messo più acqua all'inizio avrebbe montato in un nanosecondo. Sto riempendo il pennello di acqua, non so se si vede, e ora vado piano piano a idratare. Wow! E adesso mi servirebbe Iva Scabio per i suoi wow veramente appassionati, carichi. Avete visto l'ultimo video di Iva Scabio, ragazzi? Che figata! Iva Scabio fa pochi video, troppo pochi, però quando li fa, ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Non ce n'è più per nessuno. Come avete passato le feste? Lo so, ve lo chiedo a fine gennaio, veramente. Io malissimo. Vi spiego perché. Come tutti, ciclica, quasi tutti, ho preso il Covid. Una forma, tra l'altro, abbastanza aggressiva, ma ora no,
per carità, ho avuto influenze peggiori, però mi ha lasciato un brutto postumo. Il brutto postumo consisteva nel non sentire né odori né sapori. Ora li sento, però sono stato quasi 3 settimane dove farsi la barbera, veramente una cosa assurda. Veramente una cosa assurda. Ragazzi, avete visto che ho dato molta acqua al sapone, ma ne richiede ancora. Ma Andrea Bianchi, wow, che combinato. Cos'è? No, il Tallow lo so che non ce l'ha messo perché lui odia i saponi al Tallow, però qui ha fatto un capolavoro di saponificazione, facile da montare e soprattutto ti si aggrappa al viso questo sapone in una maniera incredibile. Diamoci ancora un po' d'acqua, poi iniziamo a raderci, se no oggi facciamo il video di 1 ora e mezza, non mi va, cioè, l'ultima volta sono riuscito a fare 25 minuti di video e ero veramente soddisfatto del... Tanto Backbone, questo pennello, bel massaggio presente maschio. Io, ragazzi, non so se voi avete questo pennello, se lo avete ditemi la vostra opinione qua sotto nei commenti del Montefeltro Wet Shaving, del gruppo sì, ma anche del canale YouTube Montefeltro Wet Shaving. Ditemi cosa ne pensate, confrontiamoci, ricordate che per me fare video è una cosa piacevole perché stiamo tutti insieme, ma ancora più piacevole è rispondere ai vostri commenti. Bene, montaggio fatto. Se ne vuole andare. Adesso tiriamo fuori IconTech. È un rasoio che io non amo, ve lo dico. Secondo me è un po'... Cioè, lo uso abbastanza tranquillamente, però secondo me è un po' tanto. Ha quasi un effetto di efficacia. Mentre un amico che lo ama particolarmente è Thomas Bombola del gruppo Montefeltro Wet Shaving, che ama veramente questo rasoio. Forza ragazzi, qui l'angolo, lo uso tanto poco che mi sono dimenticato. Sapete cosa facciamo? Andiamo alla membra di Segugio e poi correggiamo. Ah sì, l'ho trovato. La balba era di 3 giorni. Non vi ho detto la lametta, accidenti. Vabbè, nella locandina era ampiamente descritta. Beh sì, mi ha piellato. È una Boker Stainless. Sono lamette che sono carissime, mi pare di aver pagato 10 lamette 6 euro, cioè una cosa che secondo me è un po' esagerata, però funzionano, almeno su di me funzionano bene, non credo le ricomprerò. Il mio latto genovese mi dice no, non puoi spendere più di 6 euro per un pacchetto di lamette, è veramente assurdo, e in effetti lo è. Per quanto tagliano bene, perché devo dire la verità, queste lamette non hanno sulla mia pelle, perché poi sapete che le date un altro, vi dice fanno cagare, e ha ragione, perché sulla sua pelle fanno cagare, e sono una cosa talmente intima, intima di carinze, no, sono una cosa talmente intima che onestamente io vi posso dire quello che è su di me, ma non quello che è su di voi, perché purtroppo ognuno è diverso, purtroppo, grazie a Dio, perché sennò sai che noia. Allora, beh, finora non mi sono tagliato con IconTech, ragazzi, ma guardate, aspetta che lo pulisco un po' meglio, perché così fa veramente schifo. Guardate, non so se si vede perché io qua ho basse definizioni, cioè la definizione ce l'ho, ma non l'ho messa a fuoco. Ora, non dico che ti sembra di farti la barba con la lametta in mano, perché è veramente esagerato. No, non è vero. Direi una palla e non la voglio dire. Però è veramente tanto. Cioè, questa è una barba di 3 giorni.
se la sta disintegrando. Proprio io non sto facendo nessuna pressione assolutamente, perché se fai pressione con questo puoi essere anche il tonsore più esperto al mondo, ma rischi. Non dico che ti tagli per forza, ma rischi. Io l'ultima volta che l'ho usato, un taglietto me lo son fatto. In realtà la colpa è mia. Io sul gruppo Montefeltro Wet Shaving, dove ogni sabato pubblico il mio post della sbalbata, mi sono un po' parato il culo, fatto un po' il paraculo, ho detto la musica, e sì, in effetti avevo messo la quinta sinfonia di Mahler, che a me piace particolarmente, ero rapito dalla musica e sono stato poco attento, però hai voglia a dare colpa alla musica, eh? Aspetta, faccio un ritocchino qua. In realtà è colpa mia che devo aver schiacciato un po' troppo per un attimo. Lo so, ci sono persone che questo rasoio lo usano come se fosse un Area 89. Io non sono tra quelle. Lo uso, ma con il dovuto rispetto. Prima passata andata, comunque ha fatto la sua efficacia, ce l'ha. Ora, voi ovviamente non immaginatevi che sono liscio come il culo di un bambino, perché non è vero, però diciamo che è con te. Va bene, mi sciacquo. La sensorialità la fa da padrona. Con Nuit d'Orient Rose, ragazzi, una rosa meravigliosa, elegante. Andrea Bianchi è riuscito a non essere, cioè con la rosa a volte è facile essere banali, lui è riuscito a non essere banale, perché ha unito a una rosa tipicamente italiana, la classica rosa italiana, secondo il mio naso almeno, che poi è fallace il mio naso, insomma, ha unito la tipica rosa italiana a delle spezie che gli danno qualcosa di orientale, molto interessante, veramente molto interessante, ragazzi. E è abbastanza potente, cioè è un profumo che ti invade il bagno innanzitutto, soprattutto se come me usate il caldo per sciogliere i muri, eccetera, perché poi anche la fragranza si apre di più con il caldo, ovviamente. Cioè, fate conto che qua sembra di essere in un roseto, e non lo dico per... Lo sapete che io quando c'è da mazzuolare forte non mi faccio problemi e mazzuolo forte, ma in questo caso qui ho solo parole di lode per la profumazione di Nuit d'Orient Rose. Io con la Remoscia riesco anche a dirlo proprio bene, come andrebbe detto. Mi autolodo. Non dimenticate, amici, che avremo l'intervento in questo video di Luca Campolucci, che ci spiegherà la genesi del Montefeltro Wet Shaving, perché stiamo festeggiando anche i 5 anni del gruppo Montefeltro Wet Shaving su Facebook. Tra l'altro, qua sotto in descrizione del video troverete il link diretto per accedere al gruppo Facebook e, volendo, anche iscrivervi e condividere con noi la vostra passione. Oh, guardate che saponata, ragazzi. Cioè, vabbè, parla da sola, vero? Vabbè, questo non vuol dire niente, però una scorrevolezza pazzesca, anzi scivolosità forse è la parola più giusta da usare in questo caso, una scivolosità pazzesca. Allora, qui devo stare attento a non tranciarmi la basetta, perché... E hai con te che la lama te la fa sentire, ti dice ciao, sono qua, sono presente, se vuoi ti taglio, se gradisci io ti taglio. Vedete come ci vado più cauto? Non faccio... Ah, poi l'ho fatto, vabbè. Non mi ero neanche reso conto, però devo essere onesto intellettualmente, perché lo sapete che io, se c'è una cosa che odio, è la disonestà. L'ho fatto,
però qui da, senti tanto la lama, che, da rendere quel passaggio che io faccio di solito molto veloce meno piacevole, devo essere sincero. Non devi sbagliare l'angolo, perché se sbagli l'angolo ti punisce. Io non sono uno di quelli bravi, perché guardando qualche video su YouTube, ragazzi, io di gente brava ne vedo, e non sono io quello dei quelli. Io sono un umile tonsore domestico che c'ha la barba dura, folta, e si è dovuto adattare negli anni a utilizzare dei rasoi un po' performanti. Comunque vi dico, sì, questo è performante, però non è esattamente il mio rasoio preferito, cioè è veramente tanto, anche troppo. Cioè, qua se ti distrai non è per me, perché ripeto, per altri è diverso, non è la classica rasatura tranquilla per me. Sono sempre sull'allerta, perché il mio scopo non è quello di tagliarmi, il mio scopo è quello di godermi la sbalbata con rasoi anche potenti, ma comunque che ti lasciano un minimo di margine, ecco. Questo il margine non te lo lascia. Io cerco di stare concentrato. Ma comunque ho visto usarlo la gente che lo usa veramente come un R89. Io l'invidio, perché mi piacerebbe avere la serenità, non tanto la capacità, la serenità d'animo di utilizzare, scusate queste mie divagazioni, ma è proprio la passione per la rasatura tradizionale che a me piace parlarne, ragazzi, è così. Vedete che qua il puntino me lo sono fatto, vabbè, però un puntino di quelli da 2 secondi, non ci do neanche la lume, proprio perché ti assottiglia la pelle, ma non vuol dire per un puntino. Non sanguina neanche più a soldo, devo stare solo attento in contropelo. E dicevo io, l'invidio a quelli che riescono ad utilizzarlo come un R89. Mi sciacquo, intanto vi chiedo una cosa, la musica che state ascoltando in sottofondo, che come vi ho già detto si tratta di Josef Myslivecek, nato nel 1737 a Praga, vi piace? Vi ricorda un po' Mozart, perché questa è la musica che ha ispirato Mozart, perché si conobbero i due, lui era un po' più grande di Mozart, si conobbero i due a Bologna e insomma uno influenzò l'altro. Ditemelo qua sotto nei commenti se vi piace, non serve fare le disquisizioni, mi piace o non mi piace. Ora mi sciacquo. Andiamo avanti con Nuit d'Orient Rose, che ci accompagna durante questa bella rasatura. Bella lo dico io, ma in realtà non sono nessuno per dire che è bello o brutto, cioè io mi sto divertendo, però soprattutto perché sono insieme a voi, c'è una grande sensorialità, perché questo sapone, ragazzi, è molto evocativo. Vi dico esattamente cosa ricorda a me. Io, sapete, sono nato a Genova, e a Genova, da Stazione Principe, abbiamo una farmacia che si chiama Pescetto, è famosa per essere aperta H24 77, è una farmacia storica, credo che, mamma mia, dell'800 che c'è, e vendono uno sciroppo di rose totalmente artigianale, fatto con i petali di rose, con qualche spezia, e ragazzi, mi sembra di godermi lo sciroppo di rose, che io adoro, ma lo davano da piccolino perché all'epoca si diceva che facesse bene. Ma io aggiungo acqua, perché qua questo vuole acqua. Quanta acqua, bene, bene, ne sono veramente contento.
Ecco, mi ricorda questo sciroppo di rose, da una parte, dall'altra una cosa sensorialissima, veramente. Questa è la formula Premium 2024. Se vi piacciono le rose, poi lo so qual è la domanda, eh. Una domanda scomoda che voi però avete lì e io lo so perché io ce l'avrei. Dato che in Italia esiste un altro sapone alle rose molto famoso che ha segnato una svolta nella storia di Pantarei, mi riferisco a Marrakech, che io ho. Voi mi direte, ma che differenza c'è tra questo e Marrakech? Qual è il migliore? Qual è il migliore? Non vi posso rispondere, io vi posso rispondere per me. Per me tutte e due, nel senso che sono due rose talmente diverse, tutte e due estremamente eleganti, forse quella di Marrakesh è più frizzante, questa più scura, che me la fa piacere un pochino di più, ma vi posso assicurare che vale la pena averle tutte e due se amate la rosa, se non amate la rosa proprio lasciate perdere e andate naturalmente su altre fragranze. Ah, io intanto ho iniziato il contropelo. Cazzo, stavo dicendo una parola, cavolo, se pialla, cioè, questa è proprio, qui devo far così perché mi ha contropelo così, questa è proprio una pialla di quelle industriali che va H24, non è un rasoio. Ah, vabbè, ci sto stando cauti. Si riesce comunque ad avere buone rasature. A volte succede, però questo per mia incompetenza, ragazzi, non so mica. Non so mica, il guru. Non sono guru, io sono umile tonsore domestico. A volte succede che per sbaglio, per distrazione, eccetera, uno fa un po' più pressione. Ecco, qua, almeno sulla mia pelle, che non è tra le più, diciamo. Ho una pelle robusta, non è una pelle tra le più delicate, almeno sulla mia pelle poi brucia se schiaccio troppo, invece devo andare proprio soft, soffete, soffete, soffete. Però quando passi, per me è tanto, ripeto, è un rasoio che è un po' troppo, però per chi ama. Per chi ama rasoi potenti, questo, cioè non è il classico yaki cinese che comunque non sai mai come andrà a finire la rasatura, perché sono tutti un po' così. Questo è un rasoio che comunque è progettato con un senso logico. Non posso dire che è un rasoio inutile, tutte queste cose che ho detto con yaki, perché qua senti che c'è un senso, guardate, due puntini rossi, l'avevo detto oggi, avrò bisogno di una trasfusione di sangue, però sono quei puntini che. L'azione di contropelo, soprattutto in zona baffi, è molto delicata, cioè molto delicata, non che sento delicato, anzi tutt'altro, è molto delicata come fase. Dove l'angolo assume un'importanza non marginale ma vitale e la pressione altrettanto, però se può fa, se può fa, d'altronde. Ripeto, per me questo dà delle piste a R41, è un giocattolo rispetto a questo, sulla mia pelle, perché ci sono pelli diverse che, dove ci sono risultati totalmente diversi, due ritocchini, giusto per, anche se non servirebbero, e anche qua so che uno serve. Ok. Basta, se no vado sotto, cioè sono già sotto pelle. Visto?
Ve lo faccio vedere perché non si nasconde niente qua. C'è il micro puntino. Vabbè, pensavo peggio, dai. Ma qua devo darci ancora. Ecco. Sì, perché a volte io vi parlo sempre per me, ragazzi, perché per voi potrei. A volte quando un rasoio è troppo efficace, c'è un eccesso, quello che io chiamo eccesso di efficacia. Cioè che ti fa stare talmente attento che a volte lasci qualcosa indietro. Sì, può succedere anche questo. Quando hai la consapevolezza di raderti con una belva e vuoi portare a casa la rasatura, magari a volte sei un po' così attento. Allora, vi riassumo quello che accadrà nei prossimi minuti. Mi sciacquo con acqua ghiacciata e poi terminiamo il video e poi l'intervento di Luca Campolucci. Rimanete con noi. Molto bene. Dopo una magnifica sciacquata in acqua ghiacciata, rieccoci. Tampono, anzi, ma poi tamponate anche voi quando vi fate la barba, quindi tamponiamo. Perché noi siamo insieme, ragazzi. E parliamo dello stato della pelle. Secondo me il post rasatura è sempre un po' sottovalutato da alcuni. Io ritengo che il post rasatura sia una cosa fondamentale. Allora, al netto di sangue che sembra essersi fermato con l'acqua gelata, sangue, vabbè, erano proprio micro puntini, direi che questa rasatura non è andata male. La pelle, pur avendo usato un rasoio, dai, passatemi il termine, anche se non mi piace, aggressivo, molto efficace, estremamente efficace, forse anche più di quello che serve, almeno su di me, la pelle sta bene, non proprio idratata, profumata di rose, ma con un altro discorso. È fantastica, ok, gommosetta, ma senza, cioè onestamente, ma ve lo dico proprio sinceramente, non avrei bisogno dell'after, ma io lo do perché per me l'after è una goduria, non va sciambrottato, però io ormai li agito tutti, ragazzi. Anche l'after ovviamente è un cosmetico di altissimo livello, ora brucerà un po', ma neanche tanto, perché sai, quando passa eye contact è una rasatura un po' diversa dal solito. Non è mai la solita rasatura con eye contact, almeno su di me. Che buono, ragazzi, io qua è esploso veramente. La parte più speziata nell'aftershave si apre maggiormente, la parte della rosa sì, rimane un pochino più frizzante, sì, un pochino più frizzante, a meno che io ci sento anche, non ho, guardate, io non ho letto piramide olfattiva, non sono andato a leggere la piramide olfattiva perché ho voluto, cioè l'ho letta, no, non vi voglio raccontare delle balle, quando l'ho preso l'ho letta, poi me la sono dimenticata, non ci sono più ritornato sopra. Opera d'arte di Andrea Bianchi, qua siamo alla profumeria artistica e ovviamente ora la pelle sta meglio. Eye contact, ve ne parlo proprio rapidamente perché di eye contact non è uno di quei rasoi che dico a tutti bisogna avere per forza, no, io non la penso così, io penso che non bisogna averlo per forza,
Penso che bisogna averlo. Scusate il rumore dell'acqua, con l'altra mano sto sciacquando il pennello per cercare di ottimizzare. Secondo me bisogna averlo se si ama un certo tipo di rasatura. Io la amo quella rasatura, quindi ovviamente l'ho preso. Non è un rasoio per me facile, io parlo sempre per me. Per me è un rasoio un po' impegnativo da utilizzare. Però, ragazzi, la barba ve la toglie, vi toglie anche uno strato o due di pelle, oltre che la barba. Poi, ripeto, ci sono persone estremamente più brave di me che lo fanno rendere di più. Hai con te un rasoio che consiglio? No, un rasoio che consiglio a quelli che gli piace radersi, molo hard, sì. Però è un rasoio con una logica, non è il classico cinese che non sai che se porti a casa la rasatura o devi andare al centro trasfusionale. Semog Soc Mistura, promosso a pieni voti, proprio fu uno dei migliori pennelli che ho. Io quello che mi chiedo, dato che è uscito da 14 anni, perché l'ho preso solo adesso. Vedete, non è densissimo, ve lo dico, però ha un backbone allucinante. Le punte, se ammollate almeno una mezz'ora prima di farsi la barba, vanno bene. Sapone Nuit Dorian Rose, l'ultima creazione di Andrea Bianchi, saponificazione 2024. Chiama tant'acqua, ma ha una scorrevolezza, una scivolosità pazzesca e un'emollienza incredibile, cioè la pelle proprio te la ammorbidisce, il pelo te lo ammorbidisce, prepara tutto alla rasatura in una maniera splendida. Complimenti ad Andrea Bianchi anche per l'aftershave cosmetico, eh? Ok, mi sembra che abbiamo detto tutto. Vi ho detto che la mente si tratta, sì, l'ho detto prima, sono le Boker che costano un sacco di soldi, non ha nessun senso secondo me. Un saluto particolare a tutti gli amici di... ora ci sarà Campolucci, eh? Un saluto particolare a tutti gli amici del gruppo Facebook Montefeltro Wet Shaving. Vi invito ad iscrivervi e a condividere con noi la passione. Ho chiesto a Luca Campolucci, e lo ringrazio per questo suo intervento che gli ho chiesto proprio all'ultimo momento. Sono stato cioè questo video esce di sabato, io lo sto registrando il venerdì, il giorno prima, ecco, tanto per dire le cose papali papali. Gli ho detto mercoledì l'ho sentito, gli ho detto entro giovedì mi devi fare avere il materiale, sono un minuto e mezzo, due minuti. Gli ho chiesto, ma senti un po' Luca, dato che una voce ufficiale che lo dice non c'è ancora stata, come nasce il gruppo Montefeltro? Perché nasce il gruppo Montefeltro? Cosa si prefigge il gruppo Montefeltro? Linea Pesaro, Luca Campolucci. Ero alla ricerca di un posto che non riuscivo a trovare. Navigavo perso tra forum, gruppi Facebook, canali YouTube e quant'altro, alla ricerca di un'isola che non c'era. Cercavo un posto in cui entrare come quando si entra al classico bar di paese in cui ci sono i tuoi amici, in cui parli della partita del giorno prima, parli di calcio, parli di ragazze, parli di argomenti che vuoi te, in maniera semplice, genuina, senza che ci sia in questo tavolo il professore di turno seduto sul piedistallo a cui devi dare del lei. Ecco, cercavo un gruppo di amici, non l'ho trovato e la motivazione è stata questa: facciamolo. Per fare ciò serviva un altro pazzo come me, lo conoscete tutti, si chiama Simone Ruscini, detto il Monsignore. Ho chiamato il mio amico Simo e ho detto: Simo, facciamo un gruppo di rasatura? Certo, mi ha risposto lui. E il 31 gennaio 2019 nasce Montefeltro Wet Shaving. Questa è la storia. E naturalmente noi abbiamo avuto l'idea, ma il merito di tutti voi che partecipate sempre in maniera attiva e genuina su questo gruppo, il merito dei nostri fantastici collaboratori,
gli attuali, ma anche i precedenti che ci hanno aiutato lungo questo grandioso percorso. Scusate se mi faccio un po' di complimenti da solo, non è nostra pratica, ma oggi ci sta, dai. Quindi questo è quanto. Io ringrazio il caro senatore Pietro per la linea, che gliela ripasso subito, e godetevi il suo video. Ciao Pietro e ciao a tutti cavalieri. 5 anni insieme. Grazie Luca, grazie di cuore per questo tuo intervento. Io lo so che ci tenevi a farlo, però tu sei un po' non timido, è che non ti piace, Luca è un po' così, non gli piace apparire più di tanto, nel senso che gli piace più il lavoro dietro le quinte. Ragazzi, io vi ringrazio un mare per essere stati insieme a me, per me è sempre un piacere enorme ritrovarci, ritrovare voi. Vi invito con tutto il cuore a lasciare un commento qua sotto nel box commenti, perché per me una delle parti più importanti è proprio il dialogo insieme a voi. Grazie per aver guardato il video, rimanete con il canale Montefeltro Wet Shaving, guardate i nostri anche vecchi video che sono interessanti, e soprattutto io ve lo chiedo, iscrivetevi al nostro canale, non dico, non attaccate la campanella se non volete notifiche, però iscrivetevi. Ragazzi, ciao a tutti, un abbraccio.